dagli Stati Uniti, Walter Dietz. Tutti in fibrillazione per seguire la finalissima dei 100 qui al Comunale. Ci sono alcuni personaggi davvero di altissimo livello. Vediamo col pettorale numero 10, Femi Ogunode, catariota, quest'anno al miglior tempo 9,91, il migliore di tutti per il momento in questa prima fase della stagione. Vicino a lui Michael Rogers, quinto ai mondiali, ha un personale di 9,85. Attenzione, Rogers sembra in buone condizioni, ma poi c'è Walter Dietz, bronzo nei 100-200 a Pechino, argento nei 100-200 mondiali di Dego. Fra l'altro al quarto miglior tempo di sempre sui 200, dunque sfida fra il catariota e i due statunitensi, un 100 stellare, direi come lo avevamo visto l'anno scorso, forse a caccia anche del grande tempo di Asafa Powell di 9,87. Vedremo. Finalissima degli 100 maschili. Pronti in pedana per questa finale dei 100. Vi ricordo Ogunode, corsia numero 4, corsia numero 3 Rogers, corsia numero 3 Walter Dietz, corsia numero 5 lo svizzero Alex Wilson. Partiti come dei proiettili, tutti e tre favoriti, Ogunode, Rogers e Walter Dietz. Vediamo Rogers. Rogers conclude in 10,06, non si va sotto i 10, ma è stata una grande finale questa, con il quinto tempo degli ultimi mondiali. Lo vediamo che va ad imporsi davanti a Walter Dietz e a Femi Ogunode. Ogunode non si è confermato sui grandissimi tempi mostrati all'inizio stagione, ovvero il suo 9,91.